Speciale elezioni comunali, continuiamo il nostro viaggio verso la tornata elettorale amministrativa per il comune di Falconara. Intanto vi faccio vedere la pagina Facebook di Piero Pastecchia, che è in studio con noi quest'oggi, è consigliere comunale uscente, eletto nel 2008 con il Partito il Popolo della Libertà durante questo periodo e questa prima legislatura. Con Goffredo Brandoni si è interessato particolarmente di urbanistica. Intanto gli diamo il buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuto. Grazie. E allora, l'urbanistica intanto sicuramente una delle poltrone in un municipio, comunque in un comune che scottano. Com'è stata questa esperienza? Beh, diciamo che è stata un'esperienza, direi, molto difficile, soprattutto inizialmente, perché chi ci ascolta sa bene che il comune di Falconara nel 2008 era un comune a rischio, come si sa bene, di dissesto economico, quindi ci siamo trovati in una realtà, direi, al limite quasi del drammatico. Da lì però direi che è stata una palestra estremamente formativa e devo dire che poi a distanza di 5 anni il risultato è un risultato che io considero ottimo. Perché se da una parte siamo riusciti a comunque iniziare un serio e ragionevole risanamento dell'ente, dall'altra nel progetto, diciamo, che avevamo inizialmente presentato alla cittadinanza su una città che urbanisticamente aveva bisogno di altri punti di riferimento, credo che siamo stati in grado veramente di dare delle risposte estremamente concrete, tant'è che il risultato è visibile, pochissimo consumo, quasi nulla come consumo di territorio, progettualità estremamente innovative, forse anche un punto di riferimento diciamo forse dell'intera area vasta come progettualità dell'urbanistica. Se per esempio pensiamo a un'innovazione che non credo che in altri comuni sia stata mai in qualche maniera neanche pensata, cioè quella di procedere a bandi di interesse pubblico per capire se ci fossero imprenditori interessati ad investire nella nuova città, ma in grande trasparenza, senza fare come si era magari fatto nel passato con incontri segreti all'interno delle mura dei municipi, ma piuttosto mettere a conoscenza la cittadinanza di quelle che potevano essere gli interessi imprenditoriali sul territorio. Certo che nel 2008 è stata una scommessa quella di Brandoni e tutto il suo gruppo di lavoro di cui lei faceva parte, Pastecchia, perché si partiva veramente dal basso, molto basso, un Esatto. bilancio veramente pessimo per il comune di Falconara, anzi il rischio tracollo era dietro l'angolo. Sì, la situazione, pensate, era talmente drammatica che i nostri fornitori, quelli abituali, parliamo addirittura quasi anche della cancelleria, si rifiutavano quasi di fornire materiali perché avevano fatture ancora da pagare per almeno un anno quasi. Quindi la situazione era, direi, drammatica. Diciamo la grande voglia di procedere a un sano e serio risanamento della città ha portato poi a dei risultati eccellenti. Se pensate che oggi il comune paga a 60 giorni, da 30 a 60 giorni massimo, i fornitori. E se noi sentiamo a livello nazionale quanta fatica si fa nell'ente pubblico oggi nell'uscire a in qualche maniera andare ad un pagamento che sia ragionevole per una ditta privata che fornisce l'ente per i suoi beni, è chiaro che 30-60 giorni è una cosa molto importante. Direi la cosa che può saltare all'occhio è che abbiamo ridato dignità al comune di Falconara, un comune che aveva perso a livello di immagine nazionale. Io ricordo nel 2008 quando uscì sul Sole 24 Ore che Falconara Marittima era tra i primi 10 comuni a rischio dissesto sul territorio nazionale. A distanza di 3 anni, nel 2010, il Ministero della Funzione Pubblica addirittura ha dato un riconoscimento di buona amministrazione al Comune nella fase di risanamento dell'ente. Quindi diciamo che è stato uno stravolgimento totale di quelle che erano vecchie abitudini che avevano portato il Comune veramente a una situazione drammatica, da cui non siamo usciti perché
chiaramente i debiti rimangono e rimangono alti, debiti mutuali per 76 milioni di euro non si sciolgono in soli 5 anni, però da parte nostra, per esempio, dal 2008 al 2010 siamo riusciti a coprire i debiti fuori bilancio, cioè, per capirci bene, quello che non era stato di fatto inserito a bilancio come costo di gestione nelle giunte precedenti, di, se non ricordo male, 9 milioni di euro. Quindi è come se io vado a comprare il pane e tutti i giorni non pago finché alla fine dell'anno il panettiere mi fa un conto di X migliaia di euro. Ecco, questa è la stessa situazione. Se non avessimo fatto questa copertura di debito in 2 anni, il comune per legge dello Stato sarebbe dovuto andare al dissesto. 2010 quindi è stato coperto questo debito, poi nel 2012 è stata certificata l'uscita del comune dal rischio di dissesto economico. Pastecchia, le devo fare una domanda un po' scomoda, tanto lei è un politico ma è anche un buon un tecnico, perché ha lavorato appunto per 5 anni nel comune. Sì. Il PD a gran voce dice che avete cementificato Falconara, via Friuli un esempio emblematico. Cosa possiamo rispondere? È vero che avete usato troppo cemento e addirittura in programma c'è altro cemento in arrivo in altre zone della città? Allora, questo è un tema molto delicato e a volte viene affrontato con grande superficialità. La sorpresa è anche che le forze d'opposizione, per un mero opportunismo, danno messaggi estremamente sbagliati. I dati parlano esattamente il contrario. Quali sono state le varianti puntuali che hanno portato a cementificazione del territorio? Se pensiamo che, dico una piccola variante dove si è costruita una villetta nella zona Falconara Alta, e poi ricordo, sì, via Friuli, che tra l'altro non è in realtà una variante al piano regolatore urbanistico, ma è perché in quello spazio, in quella porzione di territorio era già prevista una edificazione. Diciamo che è stata ampliata in qualche maniera la volumetria, andando a prendere poi in tutte le zone di Falconara, andando a prendere comunque delle volumetrie che non sarebbero state potute utilizzare, e sono state inserite in quel contesto, ma per un motivo molto semplice, perché noi abbiamo l'obiettivo di far crescere la città e farla rapportare con il territorio circostante in maniera adeguata. Cioè, noi non possiamo pensare che una città rimanga ingessata in se stessa mentre il territorio e i comuni circostanti hanno un progresso che effettivamente è avvenuto nel corso degli anni, che significherebbe dare la morte alla città. Noi quello che abbiamo intenzione di fare nel progetto di Via Friuli, per capirci, è mettere in condizione un imprenditore di trovare diciamo, i presupposti per poter costruire, ricavandone il necessario, chiaramente, perché l'imprenditore non fa beneficenza, ma chiaramente in qualche maniera deve avere un riscontro, ma allo stesso tempo, avendo avuto una maggiorazione di volumetria, potesse ridare alla comunità in opere pubbliche quello che aveva ricevuto come ampliamento delle possibilità costruttive. Parliamo di due costruzioni a circa 2 piani fuori terra, quindi molto basse e qualitativamente molto interessanti, che credo forse Falconara è un'esigenza che tanti giovani hanno cercato, quella di un'edificazione di piccole dimensioni con il giardino, il garage, e che purtroppo Falconara non ha, tant'è che tanti giovani spesso sono costretti ad andare a cercare questo tipo di edificazione fuori dal territorio falconarese. Parlo di Marina di Montemarciano, Monte San Vito, Camerata Picena. Quindi perché non dare questa opportunità ai nostri figli, ai nostri giovani o a tutte quelle persone che cercano una tipologia che oggi a Falconara non esiste? Come dicevo, quello che andremo a ricavare servirà per riqualificare una zona che ad almeno 20 anni non vede un intervento del pubblico nel territorio stesso. Ci sono delle strade da completare, dei marciapiedi che sono praticamente non manutenzionati da anni perché hanno subito nel corso degli anni quello che è stato un po'
la disattenzione del pubblico, soprattutto nel, io devo dire, io vivo a Palombina perché sono nato e cresciuto a Palombina Vecchia, e devo ammettere che grazie all'impegno di noi consiglieri sul territorio, di una giunta estremamente attenta a quelle che erano, a quelle che sono le necessità del territorio, ci sono visti i primi interventi dopo 20 anni a Palombina Vecchia. E questo va proprio in questo senso. Cioè, voglio dire, il progetto di Via Friuli di fatto porterà a un completamento di tutta la parte viaria, a un rifacimento di tutta la parte pedonale, ma soprattutto una cosa importantissima che qui vorrei un attimo specificare bene: un parco urbano. Cioè, oggi noi abbiamo di fatto una scarpata che è del tutto impraticabile se non da qualche bravo arrampicatore che porta il suo cagnolino. Noi avremo su questo progetto un parco molto bello di circa, se non ricordo male, 2 ettari, dove ci saranno una parte boschiva, dei giochi per bambini, e ne beneficerà tutto il quartiere. Cioè, non dobbiamo essere così ciechi da non capire che una nonna con un nipote non deve essere costretta a prendere la vettura e dover andare a 2-3 km di distanza per portare il proprio figlio a giocare. E finisco e concludo su questa cosa. Ne beneficeranno, come dicevo, anche i cittadini, non solo per avere un'infrastruttura che migliorerà la vita, ma soprattutto perché a livello anche di valutazione economica dei propri edifici, dei propri fabbricati, è chiaro che un quartiere che viene riqualificato ne beneficiano assolutamente anche le valutazioni degli appartamenti che sono presenti nel quartiere stesso. Anche a fronte di una crisi immobiliare che in questo momento, se non andiamo ad agire su questi perni, è drammatica. C'è Piero Pastecchia con noi in studio questa sera, Uniti per Falconara, candidato sindaco Goffredo Brandoni, ovviamente per il 26-27 maggio con il comune di Falconara. Ci restiamo però sulla questione costruzioni, cementificazione. C'è chi dice che volete costruire in zona frana, per cui torniamo in zona palombina. La prego di essere un pelino più sintetico. Guardi, su questo sono molto sintetico. Devo dire che chi dice questo nel passato aveva affermato esattamente il contrario. Noi prima di fare qualsiasi cosa abbiamo chiamato un geologo dall'esterno, cioè fuori dal territorio, quindi che non avesse nessun tipo di interesse per dire sì o no a questo importantissimo tema, che è quello della sicurezza del terreno e del territorio, ha fatto le analisi che giustamente andavano fatte. Il tutto è stato portato alla provincia di Ancona, che è l'ente che deve dare il beneplacito, deve certificare che ciò che si è andato ad analizzare corrisponda poi al vero, e la stessa provincia, gli uffici della provincia che sono che hanno competenza in questo argomento hanno dato parere favorevole. Quindi lungi da noi il voler costruire in zone pericolose. Ci sono possibilità di poter certificare quello che stiamo dicendo. L'imprenditore costruirà in piena sicurezza del territorio e di chi vi andrà ad abitare. C'è anche la questione che c'è chi dice, appunto, Falconara bene comune e cittadini in comune, che c'è stata anche una riduzione degli abitanti a Falconara, e tanti gli appartamenti sfitti e appunto il mercato dell'immobiliare che è abbastanza depresso. E allora perché costruire nuove case? Guardi, su questo tema potremmo incardinare un'intera puntata, per quanto è complicato e lungo da affrontare. Due cose molto veloci. Falconara, nel corso degli ultimi 20 anni è stata una prateria per imprenditori e politici zelanti che hanno fatto costruire di tutto di più. E quel tipo oggi di edificato non è un edificato, purtroppo, e spesso interessante per chi vuole venire a abitare a Falconara. Come ripeto, oggi la richiesta, basta rivolgersi a qualsiasi agenzia immobiliare, è di avere piccoli appartamenti, perché gli appartamenti costano, ma in contesti altrettanto piccoli e dimensionati. Se vogliamo in qualche maniera continuare, se vogliamo trattenere i nostri concittadini nel rimanere nel territorio piuttosto che andare fuori, dobbiamo dare delle proposte che siano legate alle reali necessità che oggi ha l'acquirente tipo.
Lei è stato anche presidente della commissione urbanistica in comune, Sì. tra i suoi tanti impegni, perché vi ricordo anche che mi preme ricordarvelo, che è anche coordinatore del Popolo della Libertà di Falconara, dico bene? Per cui insomma ne ha parecchie di impegni. Tra questi appunto il presidente della commissione urbanistica si è discusso molto anche sulla questione del parcheggio vicino alla stazione. Si fa, non si fa, è troppo grande, è troppo piccolo, è utile, non è utile. Il suo punto di vista, che cosa è successo in quell'aula, senza entrare troppo nei particolari? Guardi, il discorso del parcheggio io credo che sia stato affrontato forse partendo da un concetto estremamente sbagliato, cioè la volumetria. Io credo che in nessun libro di architettura l'assunto grande, brutto, piccolo, bello esista. Esiste in realtà un altro fatto, cioè quello di dare un aspetto stilemico a questo parcheggio che si incardini in quelle che sono il tessuto del costruito falconarese. Costruisco un parcheggio in cemento armato di 4 piani, l'impatto sarà mostruoso. È chiaro che se io costruisco un parcheggio rispettando il mattoncino, diciamo il laterizio che è parte integrante della città e del centro storico, piuttosto che lo stile Liberty della stazione di Falconara, che voglio ricordare, faccio un esempio banale ma che fa capire bene a chi ci ascolta, la stazione di Falconara nei primi del Novecento era dimensionalmente un terzo di quella di oggi. Quando l'architetto Bianchi, che poi a cui è stato dato il nome anche del municipio a mezza costa di Falconara, fece questo progetto, triplicò le volumetrie sia in altezza che in diciamo, larghezza. Questo però abbiamo avuto, grazie a una meravigliosa ricerca dello stile della città, scusate, della stazione, abbiamo avuto un esempio di costruito estremamente qualitativo che oggi, tra l'altro, rimane una delle più belle stazioni dell'intero territorio marchigiano. È chiaro che se noi andiamo ad affrontare il problema del parcheggio multipiano con questo concetto il problema è già risolto, perché il parcheggio multipiano diventa, e Falconara questo oggi non se lo può più permettere, diventa un polmone dove far parcheggiare i cittadini che vogliono andare a vivere il centro. E aggiungo anche un'altra cosa. Nell'estate tutti sappiamo che il problema delle strutture balneari è quello di dare la possibilità ai bagnanti di poter parcheggiare. Faccio un esempio, a Palombina Vecchia spesso abbiamo le macchine di coloro che vengono fuori dal nostro comune che sono parcheggiate fino alla caserma quasi dei Carabinieri, Via Italia, coprono gran parte del territorio. Se noi andiamo ad agire su questo parcheggio pensandolo come un polmone, dove poi per esempio in estate con una navetta si possa fare su e giù lungo la via Flaminia per andare a portare gli eventuali avventori della spiaggia sui sottopassi, senza doverli fare impazzire a cercare posti, questo sicuramente darà ancora un forte influsso a quello che sono le attività economiche della spiaggia di Falconara. Per cui insomma un rilancio della spiaggia, tra l'altro Palombina Beach è la spiaggia per antonomasia degli anconetani, che se no altrimenti hanno il piano Esatto. B che è appunto Porto Novo. Siamo quasi in conclusione, per cui le chiedo una risposta abbastanza secca, anche se il problema è anche abbastanza importante, che è quello del bypass ferroviario. Sì. Lo facciamo? Non lo facciamo? Serve? Non serve? Dobbiamo eliminare di fatto un pericolo, che è quello del treno che passa in mezzo La alla raffineria. raffineria. Ma anche qui bisognerebbe capire il governo nazionale, che idea ha. Vi spiego subito. Noi siamo partiti 5 anni fa con un progetto di un governo che parlava di un bypass, diciamo, largo che superava totalmente addirittura Falconara e andava ad incastrarsi a Chiaravalle, scusate, fino ad arrivare all'Aspio. Poi si è parlato di un ridimensionamento in cui ritornava, pur bypassando la raffineria API, lo scambio Falconara-Ancona. Adesso il Ministero, dopo che aveva determinato una cifra per poter andare ad inserirsi nel nostro territorio, dando in cambio chiaramente delle opportunità anche economiche, perché il tipo di costruzione scusate, il tipo di infrastruttura che andranno a realizzare, cioè quella del bypass ferroviario, diciamo, ha una sua incidenza nel territorio. Certo.
soprattutto anche come è invasivo, soprattutto anche come vivibilità. Se il comune, la comunità, perché spesso quando parliamo di comune sembra un po' un'amministrazione, diciamo più burocrazia, ma se la comunità stessa deve avere in cambio qualcosa, ha un senso. Se la comunità deve semplicemente subire un intervento invasivo da parte di questa infrastruttura, non ha senso. Questo è il concetto, e mi sembra che si vada verso quest'ultima ipotesi. Siamo in conclusione, 26 e 27 maggio, perché mettere la croce su Uniti per Falconara e perché aggiungere Piero Pastecchia nella scheda? Croce su Uniti per Falconara perché di fatto noi siamo quella maggioranza che per 5 anni ha dato la possibilità alla giunta Brandoni realizzare un rilancio della città, ma soprattutto di perseguire un risanamento serio dell'ente. Perché Piero Pastecchia? Perché Piero Pastecchia si è impegnato per 5 anni con grande serietà e con grande voglia di fare, senza percepire, io qui vorrei che i cittadini fosse molto chiaro, senza percepire alcun emolumento, perché il consigliere comunale di fatto al di fuori, e questo vorrei chiarirlo, di 17 euro lorde a consiglio comunale, e si svolge circa una volta ogni mese, mese e mezzo, non percepisce, però l'impegno è stato quello di dare una nuova opportunità soprattutto alla città nel tema di quello che è lo sviluppo urbanistico del territorio. Grazie a Piero Pastecchia per essere stato con noi questa sera. Grazie a tutti, grazie. E per quanto riguarda noi invece, restate con noi, sintonizzati con noi, un paio di minuti di pubblicità e poi si ritorna di nuovo in studio per un altro ospite. A fra poco.